L'antiterrorismo è stato anche mobilitato per far fronte all'emergenza dei migranti sul confine italiano-italiano di Ventimiglia, in un centro natalizio a Sospel sul lato francese Valroia. Ci sono mezzi con la parola missione di Vegirite e si riferisce a un piano sicurezza progettato nel 1978 dall'allora presidente della Repubblica francese Valéry Giscard d'Estaing. Un avviso antiterrorista che è tornato al tempo degli attacchi del 2015 a Parigi all'epoca alla stesura del giornale satirico Charlie Hebdo e a Bataclan. La struttura, il cui accesso è vietato a non autorizzare, ospita le così sentinelle con le così chiamate. Negli ultimi giorni, le autorità francesi hanno intensificato i controlli dalla parte della loro competenza di Valroia. Contro il possibile arrivo dei migranti attraverso i percorsi che collegano l'Italia alla Francia. Il lavoro della costruzione un centro identificazione per i migranti attraverso il quale le autorità transalpine valuteranno la posizione legale quest'ultima e qualsiasi richiesta asilo è iniziata sul lato francese del confine San Ludovico. Qualche lavoro significa che stanno pulendo l'area, sono al lavoro. Dove saranno probabilmente istituiti tende da campo. Essere reso disponibile a servizi di Stato e di protezione civile. Una situazione transitoria che, secondo il sindaco, consentirebbe gestire un centinaio adulti che cercano amministrativamente entrare in Francia senza un permesso soggiorno, in modo che la loro richiesta possa essere studiata. Sarà supervisionate, senza la possibilità di andare e andare nel nostro territorio. Se la loro richiesta non è valida, verranno riportati al confine italiano. E aggiunge Mentuan desidera preservare l'identità del proprio comune. L'ambiente di vita di Imensonesi. Qualsiasi altra ipotesi costituirebbe uno sfruttamento del tema dell'immigrazione clandestina, per il quale la città di Mentuan non ha né competenza né responsabilità. Piantato blocco navale possibile completando Sofia, il blocco navale potrebbe tornare all'agenda. Meloni. Come spiegato il Premier, se la missione Sofia fosse completata, che, fermandosi ai gradini intermedi, ha come fattore trazione, avuto solo il risultato portare qui 44.000 migranti più raccolti dal nostro navi militari. La terza fase della missione prevedeva possibilità, in accordo con paesi come la Tunisia, di dispositivi congiunti per il ritorno delle persone che se ne vanno e questa sarebbe piena realizzazione del blocco navale. Il ministro degli interni Matteo pianificato piantati sul programma Ping Pong su Radio 1 Rai. In considerazione delle elezioni europee aggiunto il ministro parliamo in parte all'elettorato e in parte diventiamo consapevoli della concretezza del problema. Nell'incontro di ieri con il ministro degli interni francese Gérald Darmanin sono stato in grado di vederlo con Tons e gli atteggiamenti mi sono apparsi previsti sulla consapevolezza che l'Italia deve essere aiutata. Siamo un paese di prima I.